Però quello che notiamo è che se le persone si addentrano e si abituano ad avere comportamenti sani, i danni si riducono e la prevenzione è parte fondamentale dello stare bene. Vabbè, siamo arrivati da poco e effettivamente fa caldo e l'acqua aiuta, ecco. Poi insomma fresca, è una bottiglia riutilizzabile. Guaidi. Wow. Eravamo preparati, ci siamo informati, eravamo preparati, ma un conto è sentirlo, leggerlo, un conto è provarlo, è veramente è tanta roba, tanto caldo, tanto, non siamo abituati, noi che veniamo dal Piemonte, fa caldo lì ma non come qui è veramente allucinante. E le persone, le fasce della popolazione più interessate a questo fenomeno sono ovviamente i fragili, i disabili, i bambini e gli anziani. In questo rapporto di SG Global si evidenziano dei numeri importanti per quanto riguarda l'Europa, ma il 60% di questi decessi prematuri è attribuibile a fasce d'età dei cosiddetti grandi anziani, ottantenni, ultraottantenni. E l'Italia svetta in questa triste classifica con 18.200 decessi prematuri nel 2022 dovuti al caldo, alle ondate di calore. Il problema è che il caldo eccessivo, unito all'umidità, può rendere difficile l'evaporazione del sudore dalla nostra cute e quindi andare a interferire con quelli che sono i processi di termoregolazione del nostro organismo. Dai.